musica per me è come una cornice che si mette intorno a un quadro, il quadro della vita, che disegna dei momenti belli, dei momenti meno belli. Allora c'è la canzone allegra, poi c'è la canzone magari triste, e è una parte di me. Io non mi vedo, vedo che il cantare per me è veramente una forza vitale, è qualcosa che mi appartiene e che io spero di continuare a fare per un pezzo. Adesso faccio il 7 di giugno a Torino alla Sala Giovanni Agnelli a Lingotto, faccio un ritorno a casa nella mia città e faccio un concerto e con Enrico Cremonese che mi accompagna e facciamo molti brani di Masters. Io ho iniziato subito, mi ricordo, sin da ragazzina, all'inizio della mia carriera, già a fare pubblicità per un famoso gelato, per un famoso bitter, e poi adesso ultimamente sono stata scelta da una birra molto importante durante i campionati di calcio. Diciamo che ho un ottimo rapporto con la pubblicità. Credo che sia un modo di trovare dei referenti. E mi interessa, mi piace farne parte. Comunque, allora, la signora ha venduto in carriera più di 50 milioni di dischi e all'estero è arrivata molto, ma molto prima della Pausini. Io lo dico questo perché bisogna ricordarlo, perché non esiste nessuna forma di memoria. Sono stata una pioniera in questo senso. Una pioniera, ed è stata sei volte in un grande show di un grande Ackerman americano. Ed Sullivan.